Dove stiamo andando? In Albania. Sei felice? Il mio bell'amore non mi lascia, non mi devi rovinare. Signore e signori, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in Albania. Non lo so, è strano ma bello, strano ma bello. Beh, intanto che aspettiamo che ci consegnino le chiavi dell'appartamento, volevo raccontare quello che è successo l'ultima volta che siamo venuti qua in Albania. E lei è la protagonista, saluta. Praticamente l'altra volta ci siamo fermati ai controlli dei documenti, c'era molta fila, mia mamma da in mezzo alla fila ha insultato il poliziotto che faceva i controlli, gli ha urlato in mezzo a tutti, cretino, perché faceva passare avanti altra gente. Poi arriva il nostro turno di fare i controlli dei documenti e lui fa: guardi signora, lei vada in fondo alla fila perché mi ha insultato, deve rifatta la fila. Cosa? Morale della favola, abbiamo patteggiato, ci ha fatto pagare una multa di non mi ricordo quanto. Quindi mia mamma adesso, quando abbiamo fatto i controlli, era obbligata a stare letteralmente zitta per non rischiare di fare altri problemi. Nessun risulta che c'era solo un chiosco. Mamma, qui c'è una foto. Tutto verde, tutto verde. Questa qui è una gran cazzata. Ma è tremenda sta cosa. Alla voce che hai scritto. Alla voce era tu. Perché dovevamo la casa qua dietro noi, te, piccolina, ti ricordi? Mamma? No. Qui dietro la casa, non mi ricordo. Laggiù in fondo. Comunque la cosa che volevo dire era che le cose sono cambiate veramente tanto, anche i modi di interagire tra le persone, che ieri sera la ragazza gli ha fatto mia mamma, no? Appena arrivati al bancone, tutto bene? E mia mamma gli ha risposto sì, tutto bene. Che è quel modo di interagire, che è quella cosa che si fa anche all'estero, tipo in Inghilterra, no? Così, no, alright, alright, tipo, you okay, how you doing, quelle cose lì, che non hanno veramente bisogno di risposta. Ed era un tipo buonasera, capito? Okay. Ed era, capito? E è una domanda retorica. Spontaneo. Sì, certo, ti rispondere, perché da noi non usa, in Italia non usa, tipo. Scrivi mir. Esatto, quella cosa lì. Ah, scusa. E quindi niente, mia mamma ha risposto tutto bene. Grazie. Come se ha detto tipo interessasse veramente. Ma noi non sappiamo come. Cioè non. No, non si usava. No, non si usava. Surprise. Non si usava neanche salutare, veramente. Però dire buongiorno, buonasera mi sembra il minimo, no? Ricordo che ho io di questo posto è completamente diverso rispetto a quello che è adesso. Era molto più incasinato, molto più alla buona. Adesso tutto ordinato, tutto bellino. Adesso ovviamente non abbiamo comprato assolutamente niente. Sì. Invece quando ero piccola, che venivamo qua, tra l'altro venivamo anche con il traghetto, così, cioè portavamo via la roba da portare a casa, chiaramente. Adesso sto viaggiando con uno zaino, figurati. Vuoi un locum? Locum. Per me vanno gli sbrocci, niente. È l'umarel? Fai il meglio. Questo è il palazzetto dello sport. Si chiama Ramazan Angela, che era un attore, un comico. Ma perché il palazzetto dello sport c'ha il nome di un comico? Che infatti che non c'entra niente, okay. Ma non lo so, quella volta era così. Ok. C'era solo questo e non okay. Il nome così. È buono. Ok, adesso non me ne frega niente, ma vi porto a far vedere la casa dove è cresciuto mio babbo. Conosco questo posto come la mia tasca. Ed eccoci qua. Questo è un classicissimo palazzo sovietico, in stile sovietico. Barrio. Un barrio. Vero? Laje.
Lì c'è l'ingresso, sulla sinistra si entrava, quella tonda lì è la finestra del bagno e questa era una stanza che avevamo portato più avanti, cioè i miei genitori avevano fatto una sorta di, come si dice, prolungamento in avanti. Adesso non c'è più, insomma, non abbiamo più questa proprietà, non è più casa nostra. Fa strano, però diciamo che il paradosso dell'Albania, o comunque di Durazzo in particolare, è che da una parte c'hai questo tipo di palazzo comunque molto fatiscente, molto rimasto come era all'epoca, e dall'altra parte c'hai questa cosa tutta super moderna, così nel bel mezzo del vecchio. Ma è bello. È come cattolica, è uguale, identica. E vi stavate chiedendo perché abbiamo scelto di stanziarci nelle zone di Cattolica e Gabicce, il motivo è che è uguale a qui. È letteralmente uguale a qui. Com'è? Il posto si chiama Kodrakuja, Kuaeve, la collina dei cavalli. Mercedesi! Stiamo facendo i turisti. Siamo qui per farvi vedere che c'è della storia anche in Albania. E questo è l'anfiteatro, doveva essere tipo... Ma lì non c'è più niente, ma non da ieri, da Nambo. Ok. Quali sono le parole nuove che hai imparato? Non ricordo. Aperto, come si dice? Apul. Vendesi? Questa era facile, gli ho riso. Dursit. Dursit. Che vuol dire? Durazzo. Bravo, coniugato. Durazzese. Di Durazzo. Durazzo o Durazzato? Giusto? No. Mira? No. Miro? No. Mira? No. Cosa vuoi dire? Arrivederci. Non è Mira? No. Mir? Mir? U? Pashim. Miro Pashim. Facile. E grazie? Ah, bravo. Mira la prima lettera? Sì. Ah, seconda? A. Terza? L. Falemindevi. Falemindevi. Oppure Rosh. Rosh, più semplice. Con la R dura. Rosh. 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 Buona pizza albanese, è buona, più di quella napoletana. Mi lascio qui. Era tutto così una volta. Vedevo l'ora di venire. Abbiamo trovato la nostra location del matrimonio, che non faremo mai, quindi... Bello, eh? La leggenda narra che in Albania ci siano più bar che persone. È piuttosto probabile. Sì, però così tanti bar. Per una persona come me che non sa attraversare la strada, ovvero una gallina, molto difficile attraversare in Albania. Molto difficile. Volevi il pane? Lo porti a casa?